senza età e senza barriere. Può essere descritta con queste parole l'infiorata di Casatori a San Valentino Torio. La manifestazione si distingue per la sua capacità di unire persone di tutte le età e provenienze, trasformando le strade del paese in autentiche opere d'arte fiorite. Negli scorsi giorni il fervore di preparazione ha coinvolto giovani, adulti, anziani e bambini in un lavoro collettivo che ha preso forma attraverso la selezione dei fiori, un momento fondamentale per la realizzazione delle opere, quasi un vero e proprio evento a sé stante, caratterizzato da risate, chiacchiere e tanta passione. Ogni petalo è stato scelto con cura, ogni colore ha trovato il suo posto. Vabbè, penso che adesso è cambiato, sembra di meglio. Cerchiamo di mandarlo alle nuove, tramandarlo alle nuove generazioni. Mi auguro che accolgono questi inviti, infatti si vedono, fanno un po' di casino, però seminiamo, lavoriamo per la Madonna. Tagliamo i fiori per fare i tappeti dell'infiorata, per l'infiorata. Certo, a dare una mano per fare i tappeti. C'è la partecipazione di molti ragazzi, giovani, bambini, c'è la partecipazione di tutti. A me sono anni, 29esimo, che sto qua, che faccio l'infiorata, i fiori, e ogni anno si cambia qualcosa per paese. E io sono contenta, sono felice e basta. Vi auguro una buona serata. In questa postazione vengono smistati i fiori che dobbiamo tagliare, sì. Le nostre tradizioni da tanti anni li trasmettiamo un po' anche a loro. I nonni, i genitori che fanno ancora questo, sì. Beh, più o meno da quando ero piccolo, più o meno 4 anni, 3-4 anni, non mi ricordo esattamente, però insomma ho iniziato molto presto.